Ma penso di sì, anche se il calciomercato si chiuda domani sera e aspettiamo almeno quello che può succedere entro domani. Ma sicuramente Gaglioni è stato una delle promesse del calcio italiano a livello di portiere. Ha fatto un ottimo campionato a Modena, è qui sicuramente per rilanciarsi e speriamo che Crotone gli porta anche bene sotto questo punto di vista, perché è un ragazzo che ce la metterà tutta per dimostrare quello che è. Ah, sicuramente c'è una crisi notevole finanziaria, non è solo quella del Crotone, ma in genere. Si vede un attimo anche dal non mercato delle grandi e di conseguenza anche le piccole come noi hanno il problema prettamente di poter fare mercato, quindi di cedere e di poter poi acquisire calciatori. Oggi noi abbiamo una rosa di 27 calciatori, dovremmo arrivare alla cifra più o meno di 22-23 e vediamo in questo giorno e mezzo di poter cedere quelli che non hanno la possibilità quest'anno di giocare. Noi calciatori siamo al completo, abbiamo i reparti completi, oggi con Nicolas siamo riusciti anche a completare magari il reparto che ci mancava, fa parte dei tre portieri, ogni squadra ha tre portieri, ne avevamo solo due, il terzo è Nicolas. Poi negli altri settori, diciamo, negli altri ruoli siamo tutti coperti. Dobbiamo fare c'è un doppione ogni ruolo e penso che la squadra sia al completo. È difficile ripetersi, però io so che è un gruppo che ama il sacrificio, ama sicuramente aiutare anche i compagni e noi abbiamo puntato prettamente sugli uomini e poi anche sul fatto di essere giocatori, no? Prima sugli uomini e poi sul giocatore. Abbiamo fatto una partita notevole, sia il primo tempo che è stata quella che per scardinare la difesa di 8-9, io parlo difensori, alla fine è stata difficile, però al secondo tempo io penso che poi il Crotone ha meritato pietamente la vittoria. Quindi io dico che dobbiamo stare un po' con i piedi per terra perché è un campionato difficilissimo. Sassuolo è una squadra difficile, lo sappiamo tutti, con gli stessi calciatori dell'anno scorso ha cambiato anche il modulo, quindi c'è anche un po' di entusiasmo, come ce l'abbiamo noi. Io ringrazio il presidente Ema e il direttore Manfattonia Crotone, una società seria. Poi a me che mi piace tantissimo il sud, sono felicissimo di essere qua. Io mi alleno, dopo il mister farà lui le sue scelte, io mi darò tutto, tutta la settimana e dopo il mister deciderà il sabato chi far giocare. Sì, come le ho detto, ho visto che la società è una società seria, il gruppo ha ambizioni, buone ambizioni, per cui mi ha fatto piacere scendere qua. Ma a Salerno, quando sono andato a Salerno, sono arrivato il giovedì, dopo 7 mesi che ero fermo, il giovedì mi ha fatto giocare la domenica, subito, pronti, però no, dovrò aspettare un po' a allenarmi prima.